Ci interessa anche il dopo Expo. Vogliamo che lasci una eredità permanente. Ci impegniamo a che tutto il lavoro della Chiesa e delle comunità cristiane provochi quel cambio di mentalità che è esigito da questo desiderio di ritrovare un rapporto equilibrato col pianeta. Non va sottovalutato il fatto che miliardi di persone dovranno cambiare decine e decine di piccoli comportamenti. È un lavoro educativo immenso ed enorme che ha bisogno che si recuperi il senso tutto dell'uomo, da come si mangerà in famiglia a come ci si accosterà al banchetto eucaristico domenicale, alle scelte di solidarietà, all'impegno diretto per il cibo dato realmente a tutti. E emblematiche sono in questo senso talune iniziative, il refertorio ambrosiano che ha voluto coniugare attraverso la gratuità l'esperienza della tavola con l'esperienza della bellezza, utilizzando il cibo avanzato, le offerte, come è stato ricordato, che giorno dopo giorno si raccolgono dentro il padiglione della Santa Sede per la carità del Papa, e anche la collana di piccoli libri ecologici promossi dall'Arcidiocesi con l'editrice EMI su tematiche connesse all'Expo e soprattutto il lavoro che abbiamo cominciato a fare, che tendiamo a fare per il continuo approfondimento e perfezionamento della cosiddetta Carta di Milano, in modo tale che il diritto al cibo non continui a restare, come i cosiddetti diritti dell'uomo, un bel elenco di proposizioni su carta, ma finalmente diventi libertà realizzata. Si è citato il Peer Gynt e sappiamo quanto nel testo di Ibsen il Peer Gynt volesse fino al momento finale della sua vita il sole, volesse essere esposto al sole, volesse essere la luce. La Chiesa milanese è fermamente convinta che l'Expo potrà essere, se tutti vi concorriamo, un raggio di luce nuova sulla Milano che è metropoli, ma che ancora forse non è del tutto cosciente di esserlo. Vogliamo che nella Milano plurale la Chiesa possa dare la sua proposta seria ed umile per una vita buona, che sia realmente occasione di risorgimento non solo per la città, per il paese intero e per tutta l'Europa che ne ha veramente grande bisogno. Grazie.